Inter continua a lavorare sul mercato. In cantiere due operazioni in uscita, possibile l'acquisto di un nuovo rinforzo per Inzaghi. Nessun campanello d'allarme ma la consapevolezza di poter far meglio, sia in campo che fuori. L'Inter punta a rilanciarsi subito, dopo il deludente pareggio ottenuto sul campo del Genoa. La squadra, sotto lo sguardo attento di Simone Inzaghi, si sta preparando alla gara casalinga di sabato contro il Lecce, battuto all'esordio dall'Atalanta. Il club, dal canto suo, conta di concretizzare a breve due cessioni che consentiranno di incamerare risorse fresche da reinvestire subito. Nel mirino, in particolare, c'è Thomas Palacios per il quale sono stati compiuti dei concreti passi in avanti nelle ultime ore. La trattativa, infatti, riguarderà soltanto l'independiente Rivadavia che ha provveduto ad acquistare il cartellino del 21enne a titolo definitivo dal Talleres. Le parti risultano in contatto costante e le recenti interlocuzioni hanno consentito alle due società di avvicinarsi in maniera sensibile alla fumata bianca. L'intesa, salvo sorprese, arriverà sulla base di 6 milioni, bonus compresi. Alla corsa, intanto, si sono iscritti anche lo Stoccarda ed il Borussia Mönchengladbach. Tuttavia il presidente Giuseppe Morata conta di riuscire a piazzare l'affondo vincente a stretto giro di posta. Il classe 2003 andrà a colmare il vuoto lasciato da Tahon Buchanan, infortunatosi alla tibia in nazionale ad inizio luglio e destinato a restare ai box almeno fino a dicembre. A finanziare l'operazione Palacios saranno le partenze di Martins Triano e di Isiaka Konate, in procinto di salutare la compagnia e proseguire altrove la rispettiva carriera. Inter, doppia cessione in vista, si sblocca il mercato in entrata. L'attaccante, rientrato alla base dopo l'esperienza vissuta al Brest, 6 gol e 4 assist nella scorsa stagione, sembrava vicino al Marsiglia attivatosi su input di Roberto De Zerbi. Ora invece, stando a quanto riportato nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in pole position c'è il Lens. I giallorossi lo prenderanno tramite la formula del prestito con obbligo di riscatto per 6 milioni più vari bonus, legati a determinati obiettivi personali e di squadra. L'ala destra 20enne, messosi in grande evidenza nell'ultima annata tra le fila della primavera nerazzurro, è un promesso sposo dell'Aves. L'accordo comprende il prestito con diritto e opzione di riacquisto in favore della beneamata. In stand-by, infine, la trattativa con le Estudiantes relativa a Joaquín Correa, fuori dai piani di Inzaghi. L'interesse degli argentini resta tangibile ma lo stipendio percepito dall'ex Lazio è ritenuto eccessivo. Marotta è al lavoro per sbloccare l'impasse. Intanto, il colpo Palacios si avvicina.